Con l'11,6% di obesi, su una media nazionale del 10,4%, l'Emilia-Romagna si colloca tra le regioni più in carne d'Italia, una percentuale che si avvicina a quelle delle zone del sud. Anche quest'anno l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ha organizzato l'Obesity Day, che si tiene oggi e al quale aderisce anche l'ASL Piacentina. Una giornata per il paziente, per informare, fare educazione sul tema e aumentare la sensibilizzazione nei confronti del sovrappeso. Camminare è salute è lo slogan dell'edizione 2016. Noi in Emilia-Romagna abbiamo anche questo, diciamo così, questo primato, cioè ci muoviamo troppo poco. I nostri bambini si muovono troppo poco, stanno troppo davanti alla televisione e al computer. Difficilmente troviamo bambini che svolgono un'ora di attività fisica al giorno, che alla fine non è tanto, mentre davanti alla televisione o al computer stanno sicuramente più di un'ora. Più che di dieta, è corretto parlare di stile di vita. Innanzitutto un'attività fisica costante tutti i giorni. Noi pensiamo che facendo la nostra attività quotidiana, muovendoci in casa, facendo i lavori, andando al lavoro, praticamente facciamo circa 4.000 passi al giorno. Basterebbe farne un pochettino di più, arrivare ai 10.000 passi che consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che poi corrispondono a 7 km al giorno, che poi alla fine non è tantissimo. Un aiuto alla lotta all'obesità arriva anche dalla psicologia. Ci sono delle vere e proprie problematiche di tipo psicologico-psichiatrico che come effetto secondario hanno un rapporto con il cibo di un certo tipo e quindi anche di conseguenza un aumento del peso corporeo. Il disturbo si manifesta in quelle che vengono definite le abbuffate. Sono il ingerire una quantità di cibo molto consistente, molto elevata, in un periodo di tempo molto limitato. Quindi normalmente una persona non sarebbe in grado di mangiare in così poco tempo una quantità di cibo così importante e anche con un senso di perdita di controllo. Questa è una problematica importante per la quale è necessario in qualche modo iniziare un percorso di aiuto, di sostegno.